Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo della Serie C Juventus Under 23 che perde anche oggi contro il Piacenza. Allora, intanto partita che ci stava di perdere, eh. Ci stava di perdere perché comunque il Piacenza è una squadra nettamente più attrezzata in Serie B. La Juve, come ho sempre detto, la Juve è palesemente una squadra che deve cercare principalmente di salvarsi, principalmente. Poi è chiaro che qualunque cosa venga di più è meglio, però attenzione, attenzione perché questa squadra qua, ripeto, deve pensare principalmente a salvarsi il prima possibile. Detto ciò, sconfitta che ci sta, anzi, vi dirò di più, a me oggi l'Under 23 è piaciuta rispetto ad altre partite, ad esempio mi viene in mente Carrara. A me è piaciuta la Juve Under 23 oggi ha pagato semplicemente la, come posso dire, la poca esperienza che ha, perché comunque non ha. E va bene, quindi alla fine va bene questo, insomma va bene. Abbiamo sbagliato due errori nel primo tempo, una papera in area di rigore che ha concesso 1-0 loro e poi un contropiede loro hanno fatto 2-0, ma ribadisco, due errori di esperienza. Credo che questa squadra nel girone di ritorno farà molto bene, parlo della Juve. E gli do fiducia perché secondo me le qualità ce le ha ed è una squadra che deve semplicemente trovarsi perché non è così scontata la cosa. Detto questo, KO che spero che serva proprio ai ragazzi per ritornare a giocarsi le partite in un'altra maniera, con più cinismo sottoporta e meno giochicchi. Mettiamola così, però va bene. Insomma, si poteva immaginare che Piacenza era più forte, si sapeva, più esperto, e questo spesso fa la differenza. Comunque, ripeto, a me l'Under 23 tutto sommato non è dispiaciuta. L'atteggiamento e il tipo di gioco che ha fatto. Capita di perdere perché se gli altri sono più esperti, perdi. Tutto qua, ragazzi. Chiudo qua questo video. Dunque, Juventus Under 23 Piacenza finisce 0-2 per gli emiliani. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento con il prossimo video. Ciao.